Ciao a tutti amici di Stream Hardware, quest'oggi andiamo a fare il video unboxing della nuova Gigabyte R9270. Questo è il nuovo modello di AMD che è stato annunciato solo di recente e si differenzia dal modello 270X recensito da poco tempo sul nostro portale da un clock più basso. Andiamo ad aprire la scatola, che in questo caso non è versione che non è la versione che troveremo sugli scaffali dei negozi, ma una versione sample per giornalisti. Vediamo che all'interno non c'è nessun bundle e troviamo direttamente la scheda grafica. Come sempre è protetta dal sacchetto anti scosse elettriche per proteggere da delle piccole scosse che possiamo condurre con le mani. E vediamo la scheda Gigabyte, che in questo caso è una WinForce 2X con ventole da 100 mm. E il dissipatore presenta due heat pipes, una superiore e una inferiore, e il rame non niclate, quindi colore rame. È un dissipatore in alluminio sottostante per raffreddare il core della GPU. In questo caso troviamo i VRM dissipati da questo piccolo dissipatore in alluminio. Le RAM invece non sono dissipate. Allora, la scheda presenta due connettori. Se riusciamo a mettere a fuoco, due connettori 6 pin per alimentazione, mentre il modello reference 270 liscio presenta solo un connettore 6 pin. Poi abbiamo il connettore per crossfire. Inoltre abbiamo testato questa scheda in crossfire con la 270X e possiamo affermare che il crossfire è attuabile, solamente che il crossfire andrà al clock più basso, che in questo caso della 270 liscia. In questo caso ha un clock di 975 MHz per il core. Come input e output abbiamo due DVI, un HDMI e un DisplayPort. E una DVI anche dual link. Il PCB, contrariamente a quanto osservato per le vecchie Gigabyte, non è più nel colore bluetto, che era diciamo abbastanza discutibile come colore, ma è un nero opaco in questo caso e farà contenti sicuramente gli utenti più attenti all'estetica del proprio PC. Con questo è tutto per questa piccola anteprima video della scheda 270 della Gigabyte. Per tutti i test e varie foto più dettagliate, consultate il nostro e la nostra recensione sul portale. Con questo è tutto, arrivederci al prossimo video unboxing. Ciao.